Ma io sono ottimista per la ripresa della crescita in Italia, finalmente, che è una ripresa molto significativa. Attualmente le previsioni per quest'anno sono esattamente il doppio di quello che erano alcuni mesi fa. Poi certamente la crescita va incrementata, accompagnata, accudita. Il bilancio italiano è un bilancio che accompagna questa crescita e rispetta le regole europee, quindi non mi aspetto dall'Unione Europea niente di diverso che non il riconoscimento di questi sforzi e l'incoraggiamento a proseguire su questa strada. Lunedì il voto su... È morto Totò Riina, che ne pensa? A che punto è la lotta alla mafia? Beh, siamo a un buon punto rispetto a qualche anno fa, però c'è ancora molto, molto da lavorare. Della morte di Riina che pensa? Come tutte le persone che muoiono, mi dispiace, però dovrà davanti al Signore rispondere di tutto quello che ha combinato. Beh, penso che sia un po' indietro, perché continua, cioè, poi solitamente quando se ne parla di meno è quando fa i suoi migliori affari, quindi purtroppo siamo sempre più o meno allo stesso livello, penso. Della morte di Rina che pensi? La morte di una persona che è stata un mafioso, era ancora un mafioso e niente, ne penso niente. Aveva una certa età e poi è stato sempre un grande criminale, questo non si può dimenticarlo sicuramente. La lotta alla mafia a che punto è? Ma dei passi avanti sono stati fatti e questo bisogna dire grazie a Borsellino e Falcone che sono stati i primi, però c'è ancora molto da fare perché oggi la mafia è quella che non spara più, ma c'ha giacca e cravatta e fanno i manager. Mi dispiace però, vabbè, fa niente, dai. A che punto è la lotta alla mafia secondo lei? Come prima, più di prima, tamerò. Risparmiamo un po' di soldi. La lotta alla mafia a che punto è? La lotta alla mafia dovrebbe essere teoricamente a buon punto, solo che non bisogna mai mollare la presa. Otto? Perché? Perché io mi sono trovato bene a scuola e penso ci sono ottimi professori, insomma. Piuttosto bassino. Perché? Bassino, ma perché gestiscono male il sistema della docenza, secondo me. Questa è la mia idea. 9 a certi insegnanti e 4 all'istituzione, quindi fa la media. Diciamo un 5 e mezzo, perché molti disservizi e così. 7. Non è ben organizzata. 6. 6. La scuola pubblica va sempre bene, è la migliore del mondo. 7. 7. Perché secondo me rispetto alle altre parti, insomma, è la migliore, però c'è qualcosa da migliorare. L'importanza dell'impegno collettivo. Il Presidente della Regione e molte altre amiche e amici. È stata una giornata sicuramente di testimonianza per far sentire ai cronisti e alle croniste che sono minacciate che non sono sole e che le istituzioni ci sono e c'è anche tanta gente qui a Ostia, è pieno di persone che hanno voluto esserci, sono anche venute da fuori. Quindi, per dire no a questi metodi intimidatori, violenti, no? Che alcuni si permettono di mettere in atto perché pensano di essere i padroni. No. Stare vicino a questa terra è oggi dare un segnale di vicinanza, ma da domani, quando le telecamere saranno spente per motivi oggettivi, non dimenticarsi che qui la lotta alla mafia vuol dire ricostruire un'economia sana che dia lavoro ai giovani e che dimostri e renda chiaro che la mafia è negazione della libertà, è ricatto e abbiamo visto anche come abbiamo visto violenza. Si è aspettata anche questa. Una
una giornata importante nella quale le istituzioni tornano di nuovo tutte insieme qui sul territorio per continuare a mantenere l'attenzione sull'episodio, ma soprattutto sul fatto che ancora qui ci sono episodi di criminalità e invece noi siamo tutti qui insieme per lanciare un messaggio di legalità, di contrasto forte alla criminalità, alle mafie, agli estremismi, ai fascismi, e credo che questo sia un bel segno. Insieme, signori! Non è opera di navigatori solitari, è in noi che vince, è in noi che vince. Il cambiamento che sogniamo, che desideriamo, ha bisogno del contributo di ciascuno di noi.